Amici, eccoci qui alla nostra terza puntata su Canvas. Come vi avevo promesso, oggi parliamo dell'allineamento. Magari qualcuno già sa che cos'è, ma per chi non lo sa, vediamo insieme che cos'è e cosa possiamo fare con l'allineamento. Prendiamo due figure, coloriamole così in modo che le vediamo meglio. Se noi abbiamo un triangolo e un quadrato, le volessimo allineare in modo verticale, cosa facciamo? Le selezioniamo. Guardate bene questa parte. Quando noi andiamo a selezionarle, queste diventano utilizzabili perché diventano in celeste, invece in grigetto non funzionano. Ok. Allora, abbiamo detto che le vogliamo allineare verticalmente, quindi andiamo qui, facciamo verticale e ce le allineate in modo verticale. Le vogliamo allineare in orizzontale, quindi le selezioniamo sempre, facciamo allineamento orizzontale e ce l'ha messa esattamente una all'interno dell'altra, allineata verticalmente e orizzontalmente. Ora facciamo un altro esempio, rimpiccioliamo un pochino il nostro triangolo. Mettiamo caso che io voglio che vengano allineate tutte e due sul lato sinistro. Clicco qui e me le allinea sul lato sinistro. Ma se io le voglio allineate al lato sinistro, ma il triangolo appoggiato sulla base del quadrato, vado su qui che l'allinea in basso. Ed eccolo qua. Il nostro triangolo appoggiato sulla base del quadrato, ma tutta a sinistra. Se io invece lo voglio allineato sulla base ma centrale, vado su questo e me lo metto al centro. Lo voglio a destra, vado di qua e questo me lo metto a destra. Comunque è abbastanza intuitivo, non serve neanche che leggete sotto perché come vedete c'è questa piccola barretta che vi spiega dove viene allineato. Quindi se per esempio lo vogliamo in alto, la barra vedete sta sopra, quindi facendo così lo troviamo allineato in alto. Allineato al centro, o in quest'altro caso fai centro e più orizzontale, quindi verticale, orizzontale, centrale e me lo metti al centro. Queste, diciamo, sono le varie funzioni dell'allineamento, ma non è tutto ciò che avevo intenzione di spiegarvi perché che sta sempre qui dentro la cartella allineamento, che è la distribuzione degli oggetti, quindi come distribuire gli oggetti lasciando lo stesso identico spazio tra un oggetto e l'altro. Ma comunque non vi preoccupate, vediamolo meglio in dettaglio. Prendo un quadrato, me lo porto qui. Ora apro una linea come abbiamo fatto nel video scorso. A proposito, se non siete andati a vederlo, mi raccomando, andate perché è molto utile. Ok, io mi sono levata praticamente tre lati del mio quadrato, ne ho lasciato uno solo. Ora, quindi cosa faccio? Prendo il mio lato e lo duplico, quindi vado sui livelli e faccio duplica. Me lo duplico 4 volte. Ok. Adesso facciamo conto che queste quattro linee che io mi sono creata, voglio creare delle linee di piega. Quindi vado qui, le seleziono le mie quattro linee, mi compare questo. Ora scelgo quale tratteggio mi piace, preferisco. Una volta scelto il tratteggio, vado qui e le seleziono al centro tutte belle verticali, così che sono una sotto l'altra. Ora le prendo, me le porto nel mio quadrato, selezioniamole sempre e mette le belle centrali.
Una volta fatta questa operazione, quindi che cos'ho? Ho il mio quadrato e le mie quattro linee tratteggiate all'interno del quadrato. Seleziono il tutto, vado qui, distribuisci gli oggetti. In questo caso io li voglio distribuirli in senso verticale. Clicco e voilà, ho le mie linee distanziate. Tutte uguali, quindi in questo caso io mi sono trovata quattro linee che mi dividono il mio quadrato in cinque parti uguali. Quindi diciamo questo è comodo qualora noi volessimo creare, non so, delle scatole, ci servono delle pieghe o magari vogliamo mettere degli oggetti uno vicino l'altro. E quindi metterle uguali. La stessa cosa era, facciamo conto, se io invece di metterle in orizzontale le volevo mettere in verticale, quindi ora mi seleziono le mie linee, me le giro 90 gradi, le ruoto, ok, così sono tutte allineate. Ma se non lo erano, dovevamo fare la stessa procedura che avevamo fatto prima. Oltre alla distanza degli oggetti, un'altra cosa che dobbiamo guardare è la spaziatura di distribuzione degli oggetti. Che cos'è? Ok, allora prendiamo sempre il nostro quadrato, duplichiamolo. Questa volta ne prendo 4. Ok, mettiamoli così, posti casuali. Facciamo conto che io questi quattro quadrati li voglio mettere esattamente nella stessa distanza, sia per quanto riguarda lato orizzontale che verticale. Vi faccio vedere. Allora, se io raggruppo questi due, abbiamo detto e faccio questo, quindi riallineo uno vicino l'altro. Soltanto che io questi li voglio vicini ma non attaccati. In questo caso, per esempio, qui ho scritto 6,4 mm, ma io posso decidere anche di avvicinarli di 4 mm. Quindi, ok, prendo i miei quadrati, li seleziono e poi cliccando su questa piccola iconcina vedo la spaziatura, quindi che voglio dargli tra i miei due quadrati. In questo caso abbiamo detto 4 mm. Clicchiamo qui e qui abbiamo 4 mm. Se invece non li volevo, vedete, è proprio una piccola linea sottile, ma invece di 4 aumentiamolo un po'. Ok, vedete, si sono staccati, sono separati. Possiamo decidere quindi noi quanto li vogliamo separare. Ora facciamo la stessa operazione con questi, quindi li selezioniamo, li allineiamo e poi diciamo che li voglio separati, quindi lo spazio tra i due quadrati deve essere di 5,4 mm. Clicco qui e diventa di 5,4. Ora voglio unire questi due quadrati superiori con quelli inferiori. Come faccio? Allora, se io seleziono tutti, non va bene. Perché? Perché guardate cosa succede, cioè me le divide malissimo, cioè non me le divide come vorrei io. Quindi cosa faccio? Ne prendo due alla volta, quindi seleziono prima i due che mi trovo a destra, li allineo, ok. Dopo che le ho allineate, gli dico che voglio una spaziatura di 5. Ripeto l'operazione qui. Ok. Aspettate, allineiamo anche questi. Così. Perché? Perché qui vedete me l'ha rispostata adesso. Quindi li prendiamo, li selezioniamo e diciamo che deve essere di 4. In questo modo io mi trovo una spaziatura tra un quadrato e l'altro di 4. Ok, questo è diciamo un modo per selezionare
selezionarli tutti e distribuirli nello stesso identico, con la stessa identica spaziatura. Adesso vediamo col canvas online. Quindi prendiamo sempre alcune figure, coloriamole come abbiamo fatto prima. Ok, il contorno lo facciamo sempre trasparente, coloriamo anche quest'altra e il contorno sempre trasparente. Ok, allora. No, troppo simile. Scegliamo questo. Ok. Adesso che abbiamo le nostre due figure, se noi vogliamo allinearle, le selezioniamo, andiamo qui su Modifica e qui troviamo la nostra parte dell'allineamento. Quindi abbiamo l'allineamento a sinistra, allineamento centrale, allineamento a destra, allineamento sopra, allineamento centrale, però in modo orizzontale, questo era in verticale, e poi abbiamo l'allineamento in basso. Facciamo che le vogliamo allineare verticalmente. Evidenziamole, vogliamo allinearle in modo orizzontale e ci troviamo quindi il nostro triangolo all'interno del quadrato, esattamente come abbiamo fatto prima. Se lo vogliamo allineare tutto a destra, aspettate che ve lo rimpicciolisco così vi faccio vedere. Ok, facciamo conto che io voglio allineare il mio triangolo tutto verso sinistra, vado qui, lo allineo a sinistra. Lo voglio allineare quindi sulla base, vado qui e così via. Insomma, è la stessa identica cosa del canvas scaricato. L'unica differenza è che qui, a parte, quindi se andiamo a vedere, a parte su questa tipologia di allineamento, non abbiamo per le spaziature. Quindi tutto quel discorso che vi ho fatto riguardo dividere magari un quadrato in più parti uguali o mettere degli oggetti lasciando lo stesso identico spazio a nostra scelta, quindi da un oggetto all'altro, con Canvas online non si può fare, si può soltanto fare questo tipo di allineamenti. Quindi oggi abbiamo visto l'allineamento degli oggetti utilizzando queste sei iconcine che ci troviamo qui. Abbiamo visto la distribuzione, quindi come distribuire degli oggetti, anzi nel caso nostro delle linee, così da avere delle linee esattamente la stessa distanza. E abbiamo visto anche la spaziatura fra un oggetto e l'altro, se vogliamo comunque creare, quindi questa ultima parte che abbiamo fatto, delle distanze uguali tra un oggetto e l'altro. E con questo abbiamo terminato tutta la parte dell'allineamento. Spero che di essere stata chiara. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti. E in modo che così vi posso aiutare nei vostri dubbi. E con questo io vi saluto. Vi do appuntamento alla quarta puntata, dove parleremo come scrivere un testo e poi elaborarlo a nostro piacere. Anche lì ci sono tantissime cose utili e carine. Che poi potremo applicare sui nostri progetti. Quindi mi raccomando, non perdetevi la quarta puntata. Ciao, a domenica prossima!